Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, no, aspetta. Ci sono arrivati dei pacchettini da Amazon, aspettavo che arrivassero per aprirli insieme a voi. E niente, adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro. Le apriamo e poi vi facciamo vedere. Vi avevo detto che avrei investito una parte dei soldi e quindi la prima cosa che ho preso, siccome sono sempre a corto di spazio e quindi non posso registrare tanti video assieme, è stata la micro SD da 1024 GB. Non l'ho pagata tanto perché altrimenti non l'avrei presa e sono stata comunque nei 50 euro che vi avevo detto, cioè che è una metà. Sono stata comunque nella metà che vi avevo detto che avrei investito, e non solamente con questa, anche con altre cose. Comunque, una di quelle cose è questa micro SD. E abbiamo la fatta volare. Partè. Poi ho preso questo set di pennelli, sempre, anche questo è un investimento, sempre anche per il canale, diciamo, perché appunto ho intenzione di fare anche dei video diversi, cioè intenzione sì, però non vi aspettate cose stratosferiche perché io non sono bravissima. Scopriremo, magari avrò bisogno dei vostri consigli e magari impareremo tecniche nuove, però mi sembra che piacciono molto questi video e a me piacerebbe ricominciare a truccarmi, perciò ho preso questo set di pennelli. Anche questo qui non l'ho pagato molto e dentro ce ne sono 18 se non sbaglio. No, 17. Eh sì, anche lì dice 17. Però diceva, vabbè, comunque ce ne sono tanti e l'ho pagati, mi sembra 10 euro. Adesso apriamo questi altri Nello due. scatolone grande è già arrivata. Sotto ogni, non ci aspettavamo perché diceva che doveva arrivare più tardi. Comunque, la salsa di soia. Allora, ho preso questa qui della Biffi. Adesso vi faccio vedere. C'è scritto Biffi, perché c'è scritto? Ah, qui. Biffi, lì c'è scritto Gaia, e praticamente sono bustine monodose. Perché? Perché intanto non è una cosa che mangiamo sempre e quindi non voglio che vada male, però voglio anche che loro ne prendano la quantità giusta e che non ne abusino, quindi lo metterò in alto e quando mangeremo il giapponese a casa ne avranno una bustina per uno. E le abbiamo prese, queste qui le ho prese in particolar modo, ho scelto proprio queste perché è senza glutine. E quindi così almeno la può mangiare anche Gabriele, che finora, poverino, non l'ha mai mangiata. Noi andiamo al giapponese e Gabriele non ha mai mangiato la salsa di soia. Non che si perda chissà che, a me per esempio non piace perché è troppo salata, però l'ho presa così almeno se gli piace e la vuole può usarla anche lui. Ed è molto carino anche perché c'è proprio così come se fossimo nel negozio, qua si apre così e viene avanti, quindi rimane tipo proprio un dispenser. Mi è caduto. Però mi è sembrata un'ottima idea per non tenere poi i barattoli lì, perché senza glutine ho visto i barattoli, ma se poi la mangia solo Gabriele, cioè se devo prendere quella senza glutine, quella col glutine, poi alla fine rimaneva lì un sacco di tempo e quindi sarebbe stato, cioè poi ce n'è troppe aperte e poi qualcuna va male sicuramente. In quest'altro invece più piccolo, cosa c'è amore? Cosa c'è? Ho Guarda, puoi toccare queste. preso questo attrezzino. L'ho ordinato oggi. Non l'ho ordinato oggi. Sì, invece. No. Da quando? No. Che serve appunto per aiutarsi ad arrotolare il sushi, così da farlo venire bene. Siccome per noi ne dobbiamo preparare tanto, più che altro ci servirà per poterne fare più contemporaneamente. Così, mentre uno lo fa arrotolandoli in un modo, l'altro lo fa con questo qua e niente, intanto si provano attrezzini diversi. Forme diverse, adesso lo apriamo insieme.
Mi aiuti, brenna, invece che taglia. Attenta, ma hai le forbici in mano, Brina. C'è della carta. Non è carta. Allora, hai fatto così. Ovviamente questo va montato. Non si può mangiare adesso. Metti il sushi qua, poi con questa manopola giri e quindi questo gli va intorno e si arrotola. Guarda, qui sotto ci sono le istruzioni. Ah, qui ci sono le istruzioni. Adesso poi lo andiamo a montare. E quindi presto proveremo a fare il sushi in casa. Ho preso questo attrezzino appunto perché siccome ne dobbiamo preparare tanto, così possiamo prepararlo in due e almeno facciamo più veloce, perché sennò ci mettiamo una vita eterna per prepararlo. Comunque adesso lo andiamo a rimettere a posto. Questo qua anche vi lascio il link, appena farò il video vi dirò se funziona veramente oppure se è solo uno spreco di soldi, insomma. Perché magari le cose possono, loro dicono, ma magari non è detto che poi funzioni. Comunque questo è quello che ci è arrivato oggi. Ciao ciao! Quindi ragazzi, guardate, sono bellissimi, guardate, quindi ci sono ce ne sono 17 e sono tutti molto belli. Certi io e la mamma non capiamo che cosa sono, infatti se voi lo sapete ragazzi per favore scrivetecelo qui sotto nei commenti, e sono tantissimi e bellissimi. Ciao! Facendo Pia? Bimbo. Hai preso il bimbo? Sì. E qui ha fatto una pista. Pista. Hai fatto una pista? Sì. Brava! E adesso cosa fai col bimbo? Avrà freddo? Bimbo. Pia. Vuoi un biscotto? Sì. Cos'è che vuoi? Un? Un biscotto. Ok. Ecco, adesso vatti a sedere sul divano e vallo a mangiare. Allora, eccomi qui, buongiorno. Nella mia pazzia. Niente, torna. Ed ora, vieni, vuoi salutare anche tu? Vieni, guarda. Mamma. Aia. Aia cosa? Sara? Cosa ti ha fatto Sara? Mendo. Allora, io sto qua, Gabriele è nel bagno che vuole uscire, sì. Io ho messo su da mangiare, ma stiamo avendo un problema col gas. Non riusciamo a capire qual è, stiamo cercando di risolverlo. Praticamente esce pianissimo e non riusciamo a capire perché. Qui c'è da mettere in ordine, come potete ben vedere. Sto girando un video di pulizie per quanto riguarda la cucina. Mi sto addentrando dentro alcuni mobili e quindi stiamo sistemando quelli. E niente, quindi col gas messo così sono anche in crisi su cosa preparare da mangiare, perché l'acqua non si scalda e non bolle. L'altra sera ne ho fatta cuocere metà dentro alla pentola, che c'era metà acqua e mezzo chilo, e mezzo chilo l'ho messa in un contenitore e l'ho messa a cuocere nel microonde giusto per riuscire a mangiare un orario decente, però non si può, vabbè, ce ne capita sempre una. In più ci sono anche aggiornamenti un po' con si com sa sui lavori, e quindi poi vi aggiornerò. Ci saranno sempre dei lavori, perché tanto in una casa ci sono sempre dei lavori da fare, ma per il momento dobbiamo frenare l'entusiasmo, perché volevamo fare tutti i lavori che vi avevo detto, perché sono praticamente uscite delle spese nuove. Cioè alcune le avevo già e non erano ancora chiare.
chiare, dichiarate, diciamo. Altre invece sono uscite nuove e quindi dobbiamo ridimensionare un attimo la cosa e fare e farla in più riprese, ecco. Non possiamo fare una ristrutturazione generale o comunque grande adesso. E perciò adesso poi sentirò il signore nelle finestre che mi ha già fatto il preventivo e per cambiare appunto le finestre. E poi adesso, poi appena inizierà diciamo la primavera, daremo comunque bene il bianco in casa. Nel frattempo con Sabrina, che poi vi farò vedere, stiamo praticamente passando il muro dove c'era proprio la muffa, dove c'è la muffa, e so che bisognerebbe spruzzare solo la candeggina e lasciarla agire, ma io non so se è la mia candeggina che non funziona, se è la muffa che non va bene, non va via se spruzziamo solo la candeggina. Quindi con un panno stiamo passando proprio nei punti solo dove c'è la muffa, non stiamo andando anche nel resto del muro, proprio solo dove c'è la muffa, giusto per sbiancare il muro, che così anche così a impatto intanto è meglio, e poi anche per noi non ne respiriamo, anche perché è uscita soprattutto nelle, sotto le finestre e in alcuni angoli della casa. E ieri guardando ho visto che in un angolo in cui è dentro e anche fuori, quindi mi sa che i lavori saranno anche peggiori di quel che credevo, però dobbiamo fare questa scelta qui, purtroppo non si può fare tutto quello che volevamo fare, e quindi dobbiamo un attimino per adesso fare questo, e poi piano piano col tempo faremo una cosa per volta. Adesso, siccome qualche tempo fa si è rotto il vetro della porta e si è rotta la finestra, sono le prime cose che voglio cambiare. Poi appena abbiamo, diciamo, magari finito di pagare questo o finiamo di pagare qualcos'altro, faremo altro. Per il momento purtroppo la realtà della vita è questa, cioè c'è chi è fortunato e magari ha tanti soldi da parte o a chi li aiuta o non ha altre spese e ha potuto e può fare quello che vuole, e invece ci siamo poi anche noi esseri normali dove purtroppo non si può fare quello che si vuole, ma avendo il frigo rotto abbiamo fatto un finanziamento per comprare quello, poi si era rotta la macchina, abbiamo fatto un finanziamento per quello, poi Maurizio ha dovuto farsi aggiustare i denti, abbiamo fatto un altro finanziamento per quello, e adesso dobbiamo pensare a che cosa è più importante in questo momento. In questo momento la cosa più importante per cui possiamo richiedere un piccolo finanziamento è mettere a posto le finestre. Questo. Quindi niente, era per aggiornarvi un attimino, perché però comunque di lavori ce ne sono da fare finché ne vogliamo, non è che serve tanto. Devo anche contattare comunque poi l'elettricista per comunque farmi fare, ecco, un preventivo, così magari la prossima cosa potrebbe essere l'elettricista. Vediamo, piano piano capiremo cosa fare. Adesso prego, adesso vi faccio vedere come viene il fuoco. Prego che queste acque si scaldano, perché le bambine, Sabrina sta cercando di tirare giù, ma non viene giù, ah ok. Sabrina e Giada arrivano tra mezz'oretta, più o meno 40 minuti, e spero che l'acqua si scalda, perché sennò mangiamo aria, non so. L'ho messa su apposta prima. Vabbè, Pia urla perché c'è Gabriele che le fa i dispetti, è ancora a casa perché ha mal di pancia e adesso deve prendere delle bustine e i fermenti lattici, e niente, tornerà penso a scuola lunedì. E per il resto Manuel dovrebbe iniziare lunedì didattica a distanza, se no, cioè didattica in presenza, se nulla cambia vi farò comunque sapere. E niente, basta. Giorgia oggi si ferma a mangiare a scuola, oggi pomeriggio devo portare Sabrina a fare la visita dermatologica da quel dermatologo che vi ho detto che è a pagamento, e speriamo comunque, poi vi faccio sapere quando usciamo cosa ci ha detto, e speriamo
di riuscire a capire che cosa ha queste unghiette e di risolvere la situazione. Ho preso 8,5. Bravo Manuel. È lì. E non ci vede più. È andato dall'altra parte. Bravo Manuel. Bravo Manuel. È così che si fa. E niente, quindi adesso vado. Così sistemo ancora due cose. Vi faccio vedere come viene il fuoco. E vabbè, ve lo faccio vedere così. Vedete come viene piano? E è girato al massimo, ma viene piano così. E niente, adesso io vado e noi ci vediamo dopo. E anche oggi è arrivato un altro pacchetto, adesso lo apro e vediamo cosa c'è. Sono questi qua, quelli che sono arrivati. Aspettate che mi giro perché non si vede niente. Sono delle formine così, come noi abbiamo per i ravioli. Questo qua serve per fare, penso si chiamano nigiri, non lo so. Vabbè, quelli che hanno il riso sotto a polpetta e poi sopra il pesce. Ovviamente noi non lo metteremo crudo. Qua sempre delle cose tipo così, e questi qua sono i triangoli, quelli che si vedono nei cartoni animati, sempre per fare il sushi. Anche qua, così almeno possiamo lavorare più persone, perché uno può fare questi, uno può fare questi, uno usa il macchinario, uno li fa a mano e riusciamo a fare più pezzi per tutti quanti. E boh. E questo qua devo ancora capire con che tipo di... Beh, se non ho capito male vengono proprio tipo questi qua, però fatti a polpettine, che dentro ci puoi mettere anche le cose, però non lo so, proveremo poi assieme e capiremo cosa ne verrà fuori. E boh, anche questi qua li ho presi appunto su Amazon. Ma invece volevo farvi vedere, ditemi voi se vi è già capitato. Vi ricordate che a Lidl ho preso le piadine? Queste qua le ho prese da fuori, non erano nel banco frigo, erano nella corsia. E quindi arrivata a casa le ho messe nel mobile, non le ho messe dentro al frigo. Quando sono andata ad aprirle ieri, sono tutte quante con la muffa. Tutte. Erano chiuse, eh? Le ho aperte perché dovevo mangiarle, ho provato ad aprirne due le ho lasciate chiuse perché... Tanto si vede che c'è la muffa. Adesso ve la faccio vedere. Queste sono aperte, ma questa qui è chiusa. Vedete? È chiusa. Mi sa male, sì. No, anche questa ho aperto per capire se magari era... Perché due mi sembravano con la muffa e due senza. Allora poi alla fine l'ultima non l'ho aperta. Aspettate che vi metto anche la luce. È chiusa e qua, come potete vedere, c'è la muffa. Adesso oggi gliele riporto tutte quante e glielo dico. Cioè, io ho preso la roba e non l'ho potuta mangiare perché aveva la muffa. Guardate, vedete? Qui. Cioè. E boh. Vabbè. Niente, quindi oggi le riporterò a Lidl e poi dovrò andare anche a prendere i pellet perché li abbiamo finiti. Quindi adesso vado a pregare il fuoco che faccia scaldare l'acqua e ci vediamo dopo. Altro arrivo di oggi sono le alghe tostate. Sono felicissima perché dovevano arrivare più tardi, ma essendo arrivate ora possiamo fare il sushi. Allora, sono arrivata a casa, qui ho messo su la cena sugli spinaci, sono quelli surgelati, ci va un po'. Poi lì c'è la padella per fare gli hamburger e poi andremo a fare anche il pesce. Poi lì c'è la cucina da lavare. Poi dai cinesini ho preso le matite per Manuel perché deve ricominciare la scuola, non ne ha più, non sa dove l'ha messe. Le salviettine per Pia, queste qui della Baby Lindo. Ho preso queste con olio d'argan e queste qui aloe vera. Poi sempre per Manuel delle penne, gliel'ho presa verde, rossa, blu e nera. Dov'è Manuel? Manuel, tieni. Quante pennette sono belle colorate. Poi per Sabrina si è presa lei con i suoi soldini una penna. Poi ho preso il gas per l'accendino, quello, questo, e poi
perché oggi siamo usciti di corsa per andare a fare la visita di Sabrina e quindi non ho avuto tempo di caricare la lavastoviglie, di pulire la cucina, eccetera, eccetera. Poi al Lidl, che sono andata e mi hanno ridato i soldi per le piadine che avevano la muffa, ho preso queste patatine qui, che sono hot chili flavor chips, sono da 200 grammi, era tutto in offerta, quello di questa linea, che penso sia la linea di Capodanno. Poi ho preso le chips, queste qui, paprika, nel tubone da 425 grammi. Poi ho preso altre cose. Poi ho preso questo party snack mix. Ovviamente tutto col glutine, Gabriele, che vedo che mi giri intorno. Le salviette per gli occhiali, queste invece le puoi usare. E poi qui ho preso le sedie, perché come avrete sicuramente notato qualcheduna si è rotta. Perché queste sedie qua non sono fatte per essere aperte e chiuse tutti i momenti, ma sono da mettere lì e usare saltuariamente. Invece così è inutile, si rovinano. Le ho presa rossa, una sola, e poi queste qua che nel negozio sembravano turchese, invece sono grigie, aveva ragione Sabrina. Due grigie, una rossa, perché vogliamo levare anche il seggiolone a Pia e metterle la sedia con la seduta che mi ha dato mia sorella. E poi mi sembra che non ho preso niente altro. E niente, adesso vado a preparare la cena, ci vediamo dopo. Così vi racconto cosa mi hanno detto per Sabrina. Eccomi pronta per raccontarvi quello che ci hanno detto. Allora, prima di tutto vi dico che abbiamo sentito l'idraulico e viene venerdì mattina per vedere questa cosa qua del gas che non viene fuori. Io non riesco a capire come mai. Boh, ce n'è sempre una, sempre una. Sembra che quando la sfiga ci si attacca non ti molla più. Poi, appunto, Sabrina, siamo andati dal dermatologo che ci ha detto che praticamente è un'onicomicosi, che non ha mai visto niente del genere in tutta la sua vita, in tutta la sua carriera, ha detto, perché l'ha vista in persone molto grandi, l'ha vista anche in bambini, ma in un'unghietta magari sola, ma ha detto che così in tutte le unghie delle mani e dei piedi non l'aveva mai vista. E quando ha detto così, io ho detto, adesso pensa che ce ne siamo fregati, no? Allora io ho detto, guarda che l'abbiamo portata già anche da un altro dermatologo che ci ha dato delle cose precise da fare, noi le abbiamo fatte ma non è cambiato niente. Quindi, cioè, comunque ci siamo mossi, non è che l'ho mollata lì così, con queste unghie così. Sono andata però, giustamente, prima con la mutua. E mi sembrava una cosa buona, visto che comunque era ad Alessandria, non era nel paesino. Cioè, non era, capito? Ho detto, vado a vedere. Invece, praticamente lui mi diceva che era tutta un'altra cosa e non siamo arrivati a niente. Invece questo dottore qua ha detto che una cura per fargliela passare subito, cioè subito nel senso coi tempi, comunque per fargliela passare con sicurezza ci sarebbe. Il problema è che per adulti e quindi per Sabrina non va assolutamente bene, perché rischieremmo di rovinargli il fegato. E quindi direi che non è il caso. Anche lui l'ha detto. Quindi ha detto proviamo un'altra cosa per il momento e vediamo come va, e poi intanto io mi consulto, faccio e brigo e vediamo se riusciamo a trovare una soluzione che può andare bene per curarle queste queste unghiette, ma che non le faccia male. Quindi ci ha dato una crema che sono già andata a prenotare in farmacia, a ordinarla, perché non l'avevano, ovviamente una crema specifica non la tengono, e degli stimolanti per le difese immunitarie, perché ha detto che il fatto che si sia sviluppata così, così velocemente in un anno e mezzo in tutte le unghie delle mani e in quasi tutte quelle dei piedi vuol dire che ha le difese immunitarie molto basse, perciò vuole
appunto alzargliele un po', anche se voglio dire, se le avesse avute basse, così basse come sta dicendo lui, si sarebbe ammalata continuamente, qualsiasi cosa l'avrebbe presa, invece comunque non è stata male, anzi, voglio dire, tutto sommato è pure stata abbastanza bene, si è ammalata qualche volta, ma come tutti i bambini, quindi non so, lui comunque ha detto così, perciò ci ha dato queste altre bustine che deve prendere una volta al giorno, anche queste in farmacia non le avevano, le ho ordinate, arrivano domani. Una volta al giorno prende questa bustina e poi la crema la deve mettere alla sera, dopo aver lavato bene 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 le manine, un goccino sull'unghia, la tiene lì sia delle mani ovviamente che dei piedi, le tiene lì all'aria 5-10 minuti in modo che si assorbe e si asciuga bene, e poi può fare quello che vuole, può anche andare a dormire. Diciamo, e quindi diciamo che abbiamo un altro percorso da fare, speriamo che questa volta funzioni, e sono preoccupata nel caso non funzionasse, perché quest'altra medicina appunto ha detto che non vanno bene per i bambini, è una cura che è fatta apposta per gli adulti, quindi per Sabrina non va bene. Ora vediamo cosa riusciamo a combinare, speriamo che appunto vada meglio, che se, cioè, che riusciamo a sistemare con queste con questa crema, e nel frattempo niente, aspettiamo. Boh, gli ha fatto anche le foto, le ha fatto anche le foto in modo da poi poter avere un riscontro quando andremo tra 40 giorni e niente. Io spero che questo vlog un po' così vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! Io non posso fare niente. 1, 2, 3, come on!